E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi siamo nel quinto episodio della serie Steve in Wonderland con la cheater mod su Minecraft. Ci siamo costruiti una casa, anche un bellissimo magazzino e oggi finalmente iniziamo proprio nel vivo delle nostre azioni. Infatti ho un programma abbastanza vasto che comprende la costruzione di coltivazioni di grano, coltivazioni di carote. Facciamo un po' di legna, un po' di tutto e poi vi voglio mostrare delle novità che ho effettuato e che non vi ho fatto ancora vedere. C'è una sorpresa grandissima, non ci ho nerdato molto, alla fine sono state tipo 2 ore di gioco totali e ho fatto un bellissimo castello, bellissimo, a mio parere bellissimo, castello che potremo utilizzare per veramente tantissime cose. Ecco queste mura fatte tutto quanto ovviamente in pietrisco e qui sopra una torre che sinceramente ancora non ci ho trovato una precisa funzione, però ecco, da qui comunque potremmo attaccare con i nostri archi agli scheletri, agli zombie, tutti quei nemici. E ho curato anche l'illuminazione, ovviamente ho messo le finestre, tutto molto carino secondo me. E questo qui potremmo utilizzarlo con moltissime cose. Altra novità che vorrei farvi vedere è dentro casa. In quanto nel corridoino che collega la casa al magazzino presenta delle modifiche, secondo me abbastanza interessanti, perché ci ho messo una stanza. Adesso vi faccio vedere, chiudiamo sempre le porte perché vi ricordo che sono in Minecraft estremo, se dovessi morire il mondo sarebbe perso per sempre e non ci sono modi per recuperarlo. E intanto qui ho la Majestic, l'ho voluta chiamare così in ricordo della mia crociera che ho fatto molti anni fa, che si chiamava appunto Majestic, ma questo non mi frega niente a voi. E questo qui sarà l'entrata per una caverna, per una appunto miniera. E qui sotto farò altre miniere o comunque una stanza, questo non lo so, aspetta a voi dirlo nei commenti qui sotto. Quindi direi di attivarci subito, di prendere tanto legno per farci tante staccionate e iniziare l'allevamento di polli, che secondo me è una cosa affascinante, perché una cosa che ho detto anche nel primo o secondo episodio, questo non ricordo, a me piacciono tantissimo quelle cose che vanno da sole, quindi che tipo gli alberi, no? Tu pianti e crescono da sole, o comunque gli allevamenti di pollo che tu curi dandogli da mangiare i semi, e questo mi piace molto. Quindi adesso andiamo subito nel legno. Ci facciamo anche i nostri 3 bei cancelletti che ci servono ovviamente per entrare. Avevo in mente di fare questo allevamento di polli o dentro il castello, ma ho dei forti dubbi, o qui, che come vedete veramente c'è dello spazio stupendo, quindi io direi proprio qui. Sì, assolutamente. Gli diamo abbastanza spazio, anche perché poi saranno tantissimi, spero. Allora, adesso la domanda che vi farete, o che comunque vi sarete chiesti, è come faccio a fare entrare i polli? Bene, la risposta sicuramente la conoscerete, però magari c'è qualche inesperto di Minecraft o comunque qualcuno che non se ne intende molto, che non sa come attirare i polli qui dentro. Eccoli qua, già due, eccoli qui. Guardate quanti. Perfetto, venite, 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 belli, 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 belli qui. Tutti qui, tutti qui, tutti qui. Facciamo una processione, una sorta di processione. Si è fatto già notte in un batter d'occhio. Io prima che faccio spawnare i mostri vado subito a letto, poi bisogna aspettare pure che i zombie e che gli scheletri muoiano con la luce del sole. Quindi buonanotte a tutti quanti, speriamo che domani sarà un giorno più lungo, perché veramente i giorni di Minecraft passano, che è una cosa velocissima. E tra le tante sorprese che vi ho riservato in questa settimanella, ce n'è un'altra
che alla fine è un'idea che devo ancora realizzare, la realizzeremo oggi, che è molto carina secondo me. Infatti qui vicino ci sono delle pecore e con le cesoie questi giorni qui ho preso molta lana che ho colorato di grigio chiaro, e quindi voglio fare delle sorte di lampioni qui, anche qui ovviamente, per loro, in modo da illuminare tutto quanto. La coltivazione del grano che vorrei fare qui, sfruttando con una tecnica che ho, non dico creato io, non ho mai visto fare. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. E ne approfitto per farvi vedere un'altra novità, secondo me abbastanza inutile, però allo stesso momento carina. Eccola qui, ho fatto dei divanetti qui sopra al secondo piano con questo quadretto, e poi qua sopra due tavolini con delle sedie, un'atmosfera secondo me carina, anche perché da qui sopra si riesce a controllare la maggior parte delle nostre nuove cose, ovvero le galline e le coltivazioni. E poi vorrei fare un sentiero in ghiaia utilizzando appunto questi lampioni molto affascinanti, e proprio fare tutto quanto un nostro villaggio. E secondo me è una cosa che nel tempo tutti quanti apprezzeremo. Ora andiamo a letto perché, ripeto, non voglio far creare nemmeno i mostri, anche se mi sa che questa volta qui l'ho fatti creare. E oggi, nuovo giorno, prepariamoci tanto legno, perché vi faccio vedere la tecnica che io utilizzo spessissimo per le mie coltivazioni. Ecco, creando dei ponti a fior d'acqua. Questa offerta è buonissima, con 19 grano uno smeraldo, e con 7 smeraldi uno stivale diamante. Poi no, 21 lana bianca, uno smeraldo non credo convenga, o magari quando saremo ricchi forse potrà convenire qualcosa. Quindi andiamo a vedere la cassa. Perfetto, perfetto. Come starete vedendo adesso, sto piantando già i semi, in noto con molta felicità che già alcune piantine stanno crescendo. Questo vuol dire che il territorio è fertile. È notte, quindi andiamo a letto subito. E un'ultima giornata, iniziamo a fare i lampioni di cui parlavo, e poi penso che questo episodio si potrà concludere qui. E la terra di cui parlavo servirà come un ponte, diciamo, come un aiuto, perché i pali saranno abbastanza alti. Sono alti infatti 3 staccionate più un pezzo di lana e 4 torce. Un palo semplicissimo, ce ne sono sicuramente di migliori, e però a me questo qui piace, dato che è la mia serie, io faccio così per niente. Ok, e costruendo anche questi pali mi permetto di lavorare anche la notte, perché comunque prima o poi io dovrò uscire a combattere almeno contro i ragni, perché mi daranno le ragnatele, comunque quei fili lì che mi servono sia per gli archi ma soprattutto anche per le canne da pesca. E sapete bene che con le canne da pesca il pesce è un ottimo cibo. Ebbene ragazzi, l'episodio numero 5 termina qui. Volevo aspettare il tramonto per darvi un saluto e una buona serata più soft, più romantica, però il tramonto è ancora lontano, non mi va di aspettare così tanto. Nel prossimo episodio, che uscirà sempre martedì prossimo alle 20:30, vedrete un pochino l'atmosfera che crea, o comunque che si è venuta a creare con la notte, con tutti questi lampioni. E vedrete come ogni episodio da ora in poi tante novità,
e tra cui novità vostre provenienti da voi. Vi ricordo infatti di scrivere sotto nei commenti e quindi ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti quanti e grazie della visione.